Benvenuti in questo nuovo video. Cioè, guardate che cielo stamattina, non potevamo non uscire. Allora, adesso stiamo entrando in macchina, siamo tutti vestiti più o meno casual, jeans, scarponcini. C'è freddo, ma non tantissimo, perché la temperatura è diventata più mite. Diciamo che dai meno 3 adesso siamo sui 6 gradi, che il che per noi c'è, cioè, praticamente primavera, ecco, per dire. Va bene, adesso prima tappa che dobbiamo fare, una cosa poco piacevole, dobbiamo andare in farmacia, devo andare a comprare la spirale. Per chi mi segue da tanto, soprattutto per chi mi segue su Instagram, sa che io ho un problema all'endometrio. Non ho l'endometriosi, ma ho l'endometrio proliferativo, e il che mi ha provocato per ben 4 volte negli ultimi 4 anni, cioè una volta l'anno, di dovermi sottoporre a un intervento chirurgico. E quindi, insomma, con la mia ginecologa e con l'equipe che mi ha praticamente seguito, abbiamo deciso che è praticamente l'unica soluzione per me, perché io non posso prendere la pillola perché soffro di emicrania con aura, perché dovrei prendere un tipo di pillola che però per me è molto a rischio, perché potrebbe aumentare gli episodi di emicrania e potrebbe provocarmi rischio di trombosi o ictus, quindi assolutamente sconsigliata. Quindi adesso vado a comprare questa benedetta spirale e lunedì andrò dalla ginecologa per metterla. Quindi speriamo che vada tutto bene, speriamo finalmente di risolvere questo problema. Quindi prima tappa farmacia e poi andremo a fare una passeggiata, vediamo dove. Loro sono già in macchina? Sì, già caricati. Papà ancora no? Dov'è papà? Vado a recuperarli. Allora, ce l'ho fatta, comunque ragazzi, una fila chilometrica, perché praticamente la fila era unica sia per i tamponi che per entrare in farmacia. Ingestibile così, perché veramente, vabbè, ce l'abbiamo fatta, sono stata 20 minuti in coda, pensavo peggio in realtà. Comunque ho fatto tutto e adesso torno in macchina, che i bambini sono lì che stanno guardando le canzoncine. Andiamo a fare un giro adesso. Ok, rientrata in macchina, comunque non vi ho detto, allora ero in coda, davanti a me c'erano due persone, età non lo so, 40-50 anni, in fila, quindi insomma beatamente senza mascherina. Ora io dico, tu ci credi, non ci credi, non mi interessa, però se c'è una regola va seguita. Per rispetto comunque delle regole e nel rispetto degli altri. Questi invece erano tutti e due parlavano tranquillamente. Tra l'altro la distanza di sicurezza c'era, perché comunque la distanza di un metro ce l'avevamo, ma eravamo in coda. Veramente io non ho parole. Cioè, la gente che si ostina a tutti i costi a non seguire le regole. Ripeto, ognuno può avere la propria visione in merito, ognuno può avere il proprio credo e ognuno è libero di scegliere vaccino o non vaccino, ognuno deve essere libero di scegliere, ma le regole vanno rispettate. Ecco, se c'è la regola di tenere la mascherina, oddio, no, non ti costa nulla tenere la mascherina. Vabbè, comunque niente. Amen. E dopo il dovere e il piacere, facciamo una bella passeggiatina, siamo qua in un centro commerciale, andiamo a vedere qualche negozio, vediamo se c'è qualcosa di interessante in saldo, però abbiamo già fatto tanti acquisti. Dei giochi. Dei giochi, lei pensa sempre ai giochi, non compriamo dei giochi oggi. Perché? Ma perché non possiamo prendere sempre dei giochi, Babbo Natale ne ha portati così tanti, giusto? Invece papà è con Maurizio lì, quindi infiliamo la mascherina, togliamo gli occhiali e andiamo a fare una passeggiata. Passeggiata, ho comprato due cose che mi servivano. Allora, ho preso l'acqua micellare, questa qua, non l'ho mai provata, acqua micellare idratante,
senza risciacquo, proviamo. Che era in offerta a 3,51 euro. Poi vabbè, sapone liquido, anche questo in offerta a 1,29 euro. E poi erano in super sconto shampoo e balsamo della Herbal Essence, anche questi non li abbiamo mai provati. Allora, sono 96% di origine naturale, senza siliconi, eccetera, eccetera, e in plastica riciclata. Abbiamo preso la profumazione al pompelmo. Shampoo costava, cosa costava? 209 con il 40% di sconto, quindi costava più di 4 euro. E della stessa linea anche il balsamo, che illumina, 2,17 il balsamo, esatto, che illumina, illuminante. Comunque, tutta sta roba. E poi è illuminante perché illumina i capelli. E il balsamo l'abbiamo preso principalmente per te, sai, carina. Sì. Lo mettiamo per te il balsamo? Sì. Sì, perché noi femmine quando ci facciamo la doccia dobbiamo mettere il balsamo per forza. E poi abbiamo preso questi due cestini, uno serviva a Gabriele per fare dei lavori, l'altro l'ho preso per i colori dei bambini, perché ormai siamo sovrastati dai colori, a 1 euro. Ora qui ci stiamo lamentando perché abbiamo fame, giusto? Chi ha fame? Alzi la mano. Io. Maurizio, non hai fame? Ah, Maurizio alza il finestrino. No, il finestrino dietro non si abbassa perché è pericoloso. Da capico? No, voi non dovete abbassare il vostro finestrino. Tu sì? Io sì, perché io so che non metto la mano fuori. Io ho paura che voi, se mettete la mano fuori o comunque non vi controllo, a parte che non c'è caldo, no, eh. Non facciamo la mano fuori. No, non c'è tanto caldo, amore. Non c'è così caldo. No. Siamo solo al sole, ma meno male che c'è questo sole oggi. No. Comunque partiamo e andiamo a mangiare. Dove mangiamo? Yeah, andiamo a mangiare tutti al Mac. Abbiamo deciso di mangiare fuori, quindi andiamo. Ed eccoci qua. Quanta roba, che cosa hai trovato, Maurizio? Mi fai vedere? È un'astronauta. Aspetta, amore, ti aiuta la mamma? Vai. Allora, nel frattempo vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Io ho preso il Mac Chicken con l'insalata. Aspettate che non metti a fuoco. Ok. Con l'insalata e la cotoletta di pollo. Poi ho preso le patatine con il bacon, il formaggio, il papà, non lo so, adesso guardiamo, il papà ha preso il panino, il Big Mac classico con l'insalata, Maurizio toast e patatine, Maurizio ha voluto anche i nuggets e lo yogurt alla fragola. Oggi mangiamo un po' così, ogni tanto ci sta, eh. Ogni tanto uno strappo alla regola, che dici, Camilla? Vediamo! Guarda! Ma gira la testa, ma è bellissimo! Adesso noi mangiamo con calma, poi direi che dopo andiamo a casa, ci guardiamo un bel film, ci mettiamo tranquilli. Ci vediamo dopo, sappiamo che abbiamo famissima. Allora, aspettate che metto via le chiavi. Allora, siamo appena rientrati a casa. Ogni volta che rientriamo a casa, un disagio. Cioè, veramente, tutto da mettere un po'. Vado a sistemare, devo sistemare le scarpe. Perché noi qua ci cambiamo. Ci mettiamo le scarpe, le giacche, di solito. E poi dopo... Ti scappa la pipì. Ecco, dopo loro c'è momento pipì. E le scarpe... Una volta che le abbiamo tolte, sia le scarpe che le giacche, le mettiamo nell'armadio dell'ingresso. Quindi tutte le volte che entriamo a casa qua è un trasloco. Qua ci sono tutte le scarpe. Non so se ve l'avevo fatto vedere quest'armadio. Quest'armadio qua è praticamente è l'armadio dove mettiamo tutte le giacche che usiamo di più. Adesso di sotto ci sono delle buste che sono buste con roba che devo regalare. Quelle sono quelle che abbiamo usato fino a che non è venuto freddo. E qui invece tutte le scarpe della stagione lì in fondo. Ma non ci stanno ancora queste scarpe? Non lo so se ti stanno ancora.
Non ti scappa? Niente, amore. Era un falso allarme. Sistemato un po', però veramente basta un solo giorno che sei fuori casa e non fai nulla, non sistemi, non fai lavatrice, che sembra sia scoppiata una bomba in casa. È veramente incredibile. Cioè, quanto ci si impiega poco a mettere tutto in disordine. È pazzesco. Nel frattempo qui chicca, ovviamente noi siamo rientrati a casa e adesso loro vogliono tutte le attenzioni del mondo, tutte le coccole del mondo, E va bene. I bambini intanto, aspettate che vi faccio vedere. Lei è lì, cosa stai facendo, Cami? Sto colorando. Vuoi farci vedere cosa stai colorando di bello? Possiamo venire a vedere? Sì. Allora, vediamo. Alcuni sono colori duri. Alcuni sono colori più duri. Vuoi far vedere? Perché ieri abbiamo comprato i colori nuovi. Oh, è fortissimo. Allora, lui ha già messo il pigiama. Te, Camilla, non hai ancora il pigiama. Bisogna mettercelo. Vabbè. Ma tu hai detto che lo mettiamo dopo? Lo mettiamo dopo, sì. Perché lui, visto che c'era chi voleva fare la pipì, io l'ho anche cambiato. Adesso devo cambiarmi anch'io. Mi devo mettere il pigiama anch'io. Comunque, ragazzi, ho una faccia. Sono stanca. Mi sa che mi sta anche venendo l'emicrania, perché mi deve venire il ciclo a breve. E va bene. Allora, intanto, visto che adesso noi la serata la passeremo così in tranquillità, prima di preparare la cena, vogliamo salutare? Ciao! 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 Ciao a tutti, grazie per aver visto!